È un periodo un po' particolare, noi continuiamo a tenervi compagnia, ma pensiamo già al futuro, ci piace anche un po' sognare a quando potremo riuscire dalle nostre case e perché no goderci un bel viaggio. Per questo ho il piacere di avere ospite in collegamento telefonico Rossella Trupiano, benvenuta. Sì, ciao Lorenzo, grazie. Ciao Rossella, tu ti hai un, possiamo dire così, è un termine un po' abusato, però sei una travel blogger, giusto? Sì, alla fine bene sì, sono diventata in realtà una travel blogger, diciamo abbastanza recentemente, perché fai conto che ho aperto praticamente i canali social di Family Planet neanche un anno fa, perché diciamo si parla di luglio dell'anno scorso, e poi il relativo sito Family Planet a novembre. Diciamo che perché mi sono un po' ritrovata alla fine da manager a essere travel blogger, un po' per andare incontro un po' a quelle che sono le mie passioni personali, nel senso che ancora prima che nascessero i figli io e mio marito eravamo comunque molto appassionati di viaggi, insomma, quindi tra Islanda, Indonesia, Africa, Argentina, ci siamo un po' girati un po' quasi tutto il mondo, diciamo. E però ecco, quando arrivano i bambini cambia tutto, diciamo che la rivoluzione copernicana si stravolgono, esatto, un po' ti stravolgono la vita, nel bene o nel male, devo dire. Però certo che chi comunque vuole magari intraprendere un viaggio non è sempre così scontato magari farlo con i bambini, c'è anche chi ha proprio anche paura di farlo, e quindi insomma io da mamma e anche da insomma appassionata di viaggi, quello che mi sono sentita di fare è di consigliare comunque diciamo i viaggi che io stessa comunque ho potuto fare con i bambini ad altre famiglie. Chiaro, quindi un po' diciamo che la mission è quella di proporre dei viaggi a portata di bambino, quindi sì, anche tutto quello che comprende le attività da far fare ai bambini, eccetera. Sì, diciamo che non soltanto viaggi, perché diciamo che ovviamente insomma non è che si può fare esattamente tutto quello che facevamo prima, questo devo essere onesta, perché sarebbe un po' da sciocchi pensarlo, però sicuramente quello che io magari dico sempre è che avendo comunque un po' di pazienza e soprattutto sapendo dove andare, cioè quindi sapendo i posti avendomeli consigliati magari persone che già ci sono passate, è sicuramente tutto più in discesa. Diciamo che però non è che facciamo soltanto consigliamo soltanto viaggi in generale, a me piace anche l'idea proprio di una cosa più quotidiana, cioè quindi il weekend fuori porta, la gita in giornata vicino a casa, magari veramente dietro l'angolo ci sono poi dei posti che neanche sapevamo, e quindi mi piace anche raccontare questo, ecco, tramite il sito e tramite le mie pagine social, un po' un viaggio che può essere anche un viaggio veramente quotidiano o nel weekend, un po' alla portata di tutti, ecco. Poi il nostro paese è pieno di ricchezze da scoprire. Io esatto. Sono nato e abito a Roma e devo dire che conosco probabilmente pochissimo di questa città, nonostante ne conosca tanto. Esatto, io invece abito in provincia di Milano e devo dire che comunque veramente ogni settimana, magari appunto studiando un po' quello che poi insomma serve per fare appunto la gita o quant'altro, scopro sempre posti nuovi, bellissimi, che veramente poi magari sono a mezz'ora da casa, che nessuno conosceva, e quindi mi piace proprio portare un po' questo, la quotidianità un po', cioè il viaggio quotidiano a portata di tutti, ecco. Vuoi allora suggerirci un viaggio anche vicino alle nostre case da poter fare quando questa situazione finirà, ci auguriamo il quanto prima possibile ovviamente, e potremmo anche tornare a goderci delle gite fuori porta con le nostre famiglie? Ma guarda, allora, se ti dico una destinazione in Europa, ti posso dire Lanzarote, perché ci siamo stati neanche due mesi fa, proprio prima che succedesse poi tutto il patatrac, diciamo, di questa situazione un po' assurda, diciamo. E Lanzarote è veramente stata una meta meravigliosa, cioè immersi nella natura e davvero ancora un'isola selvaggia, e soprattutto a portata di famiglia, a portata di bambino. Se invece ti devo dire una destinazione in Italia, visto che purtroppo ancora non sappiamo un po' quale sarà il destino dei nostri viaggi a distanza di quest'estate, io sono innamorata della Sicilia,
E comunque vabbè, avevamo fatto, guarda, il nostro primo viaggio con Elena, la mia prima figlia che aveva un anno, abbiamo fatto proprio tutto il giro della Sicilia in 2 settimane, è stato un viaggio meraviglioso, e lo racconto appunto sul blog. Certo è che insomma l'Italia, come dicevi tu giustamente prima, è veramente tutta da scoprire, quindi ti posso dire la Sicilia, ma ce ne sarebbero veramente tantissimi di posti. Fortunatamente ci sono delle realtà come la tua che ci aiutano a scoprirlo. Io do dei riferimenti ai nostri ascoltatori, a partire dalla pagina Instagram sulla quale ti ho scovato, family_planet_ita, sito web www.familyplanet.it, ti troviamo come Family Planet anche su Facebook, e se volete potete anche visitare il canale YouTube di Family Planet, giusto? Sì, giusto, il canale YouTube l'abbiamo appena aperto, tra l'altro proprio perché mi riallaccio a questo, soltanto per dire che insomma un po' nei vari progetti che abbiamo è anche quello mio marito ha preso la patente per il drone, per guidare il drone, e quindi su YouTube tra l'altro abbiamo appena caricato un video preso dal drone appunto a Lanzarote, e veramente insomma non possiamo viaggiare, ma almeno lo facciamo con la fantasia, è veramente una cosa molto molto particolare e suggestiva. Io ti ringrazio molto Rossella per essere stata nostra ospite. Grazie, e anche se per pochi minuti averci fatto un po' sognare. grazie a te Lorenzo, grazie mille a tutti. Live Social torna con nuove interviste e nuove storie, rimanete con noi. Live Social.